Alla vigilia del 14° anniversario dell'uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, che ha dedicato la sua vita alla tutela del mare e delle coste del Cilento, Legambiente presenta i numeri del nuovo report Mare Monstrum sull'aggressione criminale alle coste e al mare del nostro paese. In Abruzzo si conferma la necessità di mantenere alto il livello di guardia. Anche nella nostra regione, a fronte infatti di una flessione dei controlli, aumenta il numero dei reati accertati. Ciclo illegale del cemento, dei rifiuti, mare inquinato, pesca illegale, si confermano gli illeciti più diffusi, preoccupa anche la violazione delle normative che regolano la nautica da diporto. Illeciti penali accertati anche nelle aree marine protette. Urgente rafforzare, dice Legambiente, il ruolo e le attività di competenza di tutte le istituzioni coinvolte, dai singoli comuni alle regioni e all'ARTA. La presidente regionale Legambiente, Silvia Tauro. Il rapporto 2024, redatto sui dati del 2023, evidenzia come in Abruzzo ci sia una struttura di reati ambientali che attaccano le nostre coste che si può considerare consolidata. Questo perché è vero che nella classifica generale la nostra regione passa dal nono all'undicesimo posto come numero di reati, come incidenza dei reati, però c'è anche da rilevare che poi leggendo i dati, a fronte di una flessione dei controlli, in realtà il numero assoluto dei reati, delle denunce e dei sequestri aumenta, in particolare per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, la mala depurazione e la pesca illegale. Quindi questo ci dice che è necessario mantenere molto alta la soglia dell'attenzione. Giuseppe Di Marco, amministratore Legambiente Abruzzo, interviene poi sui 74 milioni di euro annunciati dalla regione destinati ai comuni costieri. Ieri c'è stata la presentazione del piano di tutela delle nostre coste relativo agli investimenti per fronteggiare l'erosione costiera. Quello che chiediamo alla regione è di fare attenzione in questi investimenti perché non vorremmo che ad una realtà di abusivismo si vada a sommare una realtà che mette in campo delle opere che contrasti, che aiutino in un certo senso ad aggravare la non bellezza dei nostri territori. Bisogna fare un ragionamento attento e soprattutto bisogna mettere in campo delle azioni strutturate di lungo periodo ed evitare che ci sia una semplice frammentazione dei fondi, altrimenti rischiamo che poi la cementificazione, così come l'inquinamento, siano problemi non risolti di questo percorso.